Dopo lo stop dei mesi scorsi per via dell'emergenza sanitaria, Ballando con le Stelle è pronta a partire. Momenti di preoccupazione dopo la scoperta della positività al virus dei due concorrenti Daniele Scardina e Samuel Perol, ma Ballando torna in TV dopo slittamento di una settimana rispetto alla data prevista, il 19 settembre. Siamo tornati, abbiamo ricominciato le prove. La nuova data di partenza sarà il 19 settembre. Aspettateci. Ora ricominceremo le nostre attività, ha annunciato la conduttrice. Siamo sempre in attesa delle due coppie che sono in una situazione complicata. Vi daremo aggiornamenti in tempo reale. Noi speriamo che Daniele e Samuel diventino negativi il più presto possibile. Proseguiamo con grande entusiasmo. Il ritorno di Ballando con le Stelle si avvicina e Raimondo Todaro, ballerino di punta del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, è intervenuto per precisare qualche indiscrezione apparsa nei giorni scorsi sui giornali. Una foto, pubblicata dal settimanale Diva e Donna, che lascia poco spazio all'immaginazione, visto che i due passeggiano tra le vie di Roma mano nella mano. Entrambi sono liberi, dopo essere usciti da due storie molto importanti. Il ballerino ha da poco messo fine al matrimonio con Francesca Tocca, che ad Amici ha fatto scalpore per la storia con Valentina, mentre la conduttrice TV nel 2018 ha concluso la relazione con Matteo Salvini. È ancora le storie delle prove che la Isoardi ha condiviso sui social. Durante l'allenamento i due hanno cominciato a scherzare, tra battute e frecciatine. Insomma, i due hanno mostrato una certa affinità, mostrando alla fine delle riprese un abbraccio complice, ma Todaro ha voluto chiarire il rapporto con la sua allieva. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione, ha spiegato a Super Guida TV, specificando che tra lui e la Isoardi c'è feeling lavorativo. Nel cast Barbara Boucher e Stefano Radei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Paolo Conticini e Vera Kinnunen, Rosalinda Celentano e Samuel Perol, Daniele Scardina e Anastasia Cosmina, Antonio Catalani e Tove Vilfor, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. È ancora Gil Rocca e Lucrezia Lando, Tullio Solenghi e Maria Ermakova, Alessandra Mussolini e Michael Fons.